Da qualche giorno sono senza forno e vi dico la verità, sono anche un po' contrariato perché il forno che ho utilizzato negli ultimi periodi, che vi ho, ultimi anni, diciamo la verità, e che in tantissimi mi avete chiesto marca, modello, è troppo bello, lo voglio comprare, lo voglio comprare, lo voglio comprare. Io vi ho sempre detto, ragazzi, guardate che io non vi faccio pubblicità a questo forno, guardate che io non ho niente a che fare, anche perché non sono contento del forno, perché secondo me non funziona bene, è un forno scarso, è un forno che mi è costato un patrimonio assolutamente sopravvalutato, eccetera, eccetera, eccetera. È un prodotto della Samsung, ve lo dico molto onestamente, ve l'ho detto 1000 volte, e ho detto che non tornassi indietro non spenderei mai più quei soldi che ho speso. Allora, adesso sto per forza, perché l'ho mandato al centro assistenza pagando, come quando l'ho pagato, quando l'ho comprato, per fare in modo che mi potessero risolvere questi tantissimi problemi che ha questo forno. E perché? Perché siamo arrivati alle porte dell'autunno e vorrei utilizzare il forno per fare le mie ricette, no? Guardate con che cosa sto cucinando, cioè con un fornettino di questi qua a zinco e carbone, no? Di quelli là piccolini. Però vi voglio fare notare una cosa, no? E questo non è che io sto parlando male del forno, perché figurati, non ne parlo né bene né male, cioè ne ho parlato male perché non quello lì che ho, perché purtroppo evidentemente è lui che è sfortunato. Magari un altro è fantastico, però quello che volevo farvi vedere è che non dipende tanto dal forno, ed è lì che volevo arrivare, è lì che volevo entrare dentro di voi, per farvi capire che la bravura è più importante diciamo, dello strumento. Perché guardate che roba qua, guardate, 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 sentite? Cioè, con questo fornettino, ecco, da 32-33 euro che ho comprato forse al Lidl, al Penny, perché l'avevo detto, vabbè, ci tosto il caffè, mi serve per scaldare le briochine, a proposito di accendere il forno grande. L'avevo comprato diversi anni fa. Ecco, con questo fornettino qua sono riuscito a fare di queste cose. Ho fatto il pan di Spagna, buonissimo. Ho fatto il pane, adesso, cioè, adesso guardate che roba. Guardate, guardate, cioè, guardate. E poi, avete sentito? Ecco. Allora, quindi non vi scoraggiate se non avete uno strumento tecnologico di altissima qualità. A volte, anche con uno strumentino da 32-33 euro, potete fare grandi cose. Ora che si è raffreddato, vediamo come è venuto. Sembra fatto a legna. Sì, guardate. Bello. Profumo è buono. Tra l'altro, questa qui è anche una farina integrale, cioè in realtà non integrale, integrale, una farina semi integrale. Ho fatto, infatti, c'ha tutti i semini, c'è i semi di lino all'interno. Quindi è anche, non è il classico pane, è una farina più pesante del solito, vabbè, ma questo dipende dal tipo di impasto che ho fatto. Vedete, ancora un po' caldo, però guardate che roba, che spettacolo, che meraviglia. Ecco, la cosa pazzesca è che sono riuscito a fare questi fornetti così. Vabbè, non avete più scuse, eh? Volete la ricetta? Volete la ricetta? La facciamo. Pensa a te. Non credevo, eh. Sinceramente, avevo tanti dubbi che con un fornetto così. Però. Vabbè, ragazzi, la vera prova dell'assaggio è questa. Ho fatto una bruschettina con l'olio di Giuseppe. Ho messo un pochino di formaggio, del galbanino, vi dico la verità. Sì, galbanino, che mi piace un casino, basilico, pomodorini, pachino e basta, cioè origano, vabbè. Buon appetito, lo chiedo mucho. Il pane però è stupendo, guardate che roba, cioè ragazzi, metti giù quella roba che l'ho fatto per me, vabbè, mangiate, dai. La farina Buon che ho usato è appetito. questa, quindi un'ottima farina. Qua ci dà una W270 e con un assorbimento del 75% di acqua. Io dico la verità, sono andato molto oltre, sono andato circa il 90% di acqua inserita all'interno dell'impasto, e il risultato è stato comunque fantastico. Quindi anche una buona percentuale di proteine, un ottimo prodotto. Allora, adesso, dato che quello che ho fatto oggi era un test,
Presto faremo la video ricetta con questo tipo di farina che poi ha questi semini di lino all'interno che veramente rendono il pane buonissimo, 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 buonissimo. Farine professionali, ottimo.